Barone, schiarisci la voce, barone. Ha chiarito. Schiarito? Schiarito, barone? Mitty Mouse. Sei pronto, barone? Siamo pronti? Il barone è pronto, voi siete pronti? Allora, il barone è pronto, voi siete pronti? Brondo, tutto pronto, tutto brondo. Allora, signore e signori, stiamo per partire. Vai con la sigla Musica Charas. Enzo Labirinto canta per noi. Festa, festa, festa. Festa, 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 di Santa Nicola la festa. Battare, bagare da terrone, utranese t'aspetta. Ogni condonna. Ehi! Festa, 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 di Santa Nicola la festa. Battare, bagare da terrone, utranese t'aspetta. Ogni condonna. Ehi! Come tutto l'anno a Barbata, che sa festa da nutta e aspettata, a Bescio Burt stemmo aina dalla sera, dalla sera la mattina. Stemmo aina che tre dei, Sandico. Mattina, 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 pindun calcesso, pindun. Beh, barone, qua venduto, venduto. La zia Emba Juan. La zia Emba Juan, salutiamo la zia Emba Juan. Le campane che sono una festa. Barone, festa, festa, festa. Festa, festa, festa. Di Santa Nicola la festa. Battare in bagare del terrone. Utranese t'aspetta. Non t'aspetto, Utranese? Ogni pendone. Beh, sta cantando il barone. Ehi. Un paese di trane. Che faccio? Da prezzo. Da prezzo. Arvenne d'amba. Bando prezzo. Bella gente. Affella questo. Di luce e colore. Di luce e colore. Facciamo festa. Facciamo festa. Luce, colore e fella questo. La questo. Santa Nicola. Bella offerta Santa Nicola. Ti ricorda? A Vigienz. Vigienz. Ma è San Nicola! E canta! E se diciamo! E va bene! E te sole se va! Dai! Dai! Con il ritornello! Festa, festa, festa! De Santa Nicola la festa! Battere magari del terrone! Utranese t'aspetta! Ogni pendone! Eh sì! La Greci in Atrana, in Atrana, e una musica pure cussenna, e una musica Pugue de Cristo la fece innamorata de pazzeia da una voltata a girata. Yes! Per le strade di circonderna creatura che racconterna della città di Cerasa, e ogni Cerasa e hai un passo. Eccoli, ogni città di Cerasa. Festa, 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 da Santa Nicola la festa. Battare in bagare del terrone, utranese t'aspetta ogni pondona. Un paese di Trana a prezzo, arban da bando prezzo, bella gente a bella questo di luce e colore, facciamo festa. La musica è del maestro Gianfranco Bighi. Festa, 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 da Santa Nicola la festa. Battere magari del terrone, utranese t'aspetta ogni pandola. Che se è la nostra festa, è una festa, è la nostra, sì, si che è la nostra festa. Sa belle nuquende per
de onoras tu sende galandauma in son cole e ne porto nom e ne porto nom ma colì porto nom de San Nicola Sarebbe carete e terrone, ultranese t'aspetta, ogni pandone. Festa, 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 di Santa Nicola la festa, battarebbe carete e terrone, ultranese t'aspetta, ogni pandone. Ragazzo, che musica, testo di Domenico Nenna, ottimizzazione Vittorio Cassinesi. Luisa, sein, stiamo in diretta, sein. Ci volete vedere questo programma, vi ta parli tra nais, ci se non, shatava fa la spice. Barone, vai, ha cantato Enzo Labirinto, presenta, Barone. Vai Barone. Vittorio Cassinesi. Presenta. Presenta Radio Show. E wow. Incanta. Ha cantato Enzo Labirinto. Labirinto. E vai. Labirinto. Labirinto. Come stai? Labirinto. Auguri. Auguri al Labirinto. Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi e soprattutto ben ritrovati nella puntata di oggi, appuntamento scoppiettante. Avete visto il nostro Barone come si è presentato, ragazzi, qui stiamo facendo passi da gigante, abbiamo assunto il Barone Nicola Cassinesi 78 girasole, e qui facciamo sempre festa. E a proposito di festa, mettiamo una musichetta che faccia festa, vediamo un po', questa versione. Non so se voi avete avuto modo di ascoltare prima la sigla iniziale, Musica Ceras, la ballata di Santa Nicola, la seconda versione, quella samba, no? Che dovrebbe essere una versione alternativa a Musica Ceras. Sì, certo. E beh, è ovvio che bisogna alternarsi. Il testo di Domenico Nenna, che saluto. La canzone è stata cantata da Enzo Labirinto, che altrettanto salutiamo. E la Sciurmarino l'hai salutata, però. Dopo la scusi, no, prima le donne, poi i bambini. Vabbè, salute la Sciura Maria, dai, sai, saluta, dai, Barò. Barò. Enzo Labirinto. E saluta la Sciura Maria. Signora Sciurmaria. Dammi auguri di stare bene. Assisto San Giovanni, assisto San Giovanni. Milano, ma il signor Nicola è di Milano? È di Milano, parola. No, lui ha origini, diciamo, chiarissime di Trani, di generazioni, si è trovato da queste parti e ha fondato qui il suo lavoro, la sua vita, la sua storia, e lo conoscete molto bene. Allora, dicevo, questa è una versione alternativa, è musica di Gianfranco Bighi, che salutiamo, che poi oggi ho visto, mentre andavo su internet, ho visto Maestro Gianfranco Bighi, io sono andato a vedere su YouTube, era un maestro di salsa, che non ha niente a che fare con il nostro maestro di musica, Gianfranco Bighi, che ha scritto la musica che avete ascoltato, che adesso vi faccio ascoltare, dopo di questa versione, che sarebbe quella alternativa, no? Il maestro è anche un appassionato di Vasco Rossi, anzi... Inizieremo proprio con Vasco Rossi oggi, Rewind, canzone che io vi voglio consigliare. Il maestro Gianfranco Bighi gli piace Vasco Rossi e canta le canzoni di Vasco Rossi, e le canta anche bene, poi se voi lo ascoltate attentamente, ecco, questa è la base di Festa, 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 The Santa Nicola è la festa. Festa, 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 The Santa Nicola la festa, battere magari del terrone, utranese t'aspetta. Ogni pandone, ragazzi, attenzione. Vediamo un po' se qualcun altro si è collegato. Dai, vediamo un po', perché ce ne sono diversi amici che sono collegati. Allora, condividete questa nostra diretta di oggi, che mi fa pure piacere, tra l'altro. Visitate. Enzo, buon pomeriggio, Radio Show. Occhio alla penna, occhio alla penna, parola. E occhio alla penna, la dittio. Alla prossima, oh, io tutta la prossima, però. Oggi direttore, non ti preoccupare. Come? Direttore, non ti preoccupare. No, lo so che non mi devo preoccupare. Tanto toste che me.
siamo collegati, in casa Cassinesi, abbiamo Cassinesi 78 e Cassinesi Vittorio che sta in collegamento con il barone Girasole Nicola Cassinesi 78. Oggi abbiamo fatto un duetto, no? E il barone sta in pratica, come si dice, presente, vabbè. Ogni down. Va bene. Allora, stavamo dicendo che questa nostra puntata di oggi, no? Che sarebbe la puntata di oggi, vede la partecipazione di molti amici. E questa sta diventando una sorta di tormentone. La utilizzeremo anche un po' come base, perché è giusto che sia così. Andiamo a vedere chi sono i collegati e poi vediamo chi dobbiamo salutare. Luisa Liso l'abbiamo già fatto. Pasqua Di Gennaro, collegati, mi raccomando. Valentina Oreste, collegati, mi raccomando. Alfonso Nenna, oi, Barò, saluta un po'. Augurile, Alfonso. Ciao Alfonsone, Alfonsino, Alfonsetto, Alfonsuccio. E poi un saluto anche al nostro Tranest Aspet, buongiorno Radio Show. Benissimo, buon pomeriggio, anzi, volevo dire io. E ci collegheremo in qualche casa oggi, andremo a vedere se qualcuno di voi... Luisa, se vuoi cantare, preparati un karaoke in casa. Noi ti contattiamo in videochiamata, tu ci canti una canzone. Valentina, se ci vuole cantare una canzone. Tanto oggi non è che state lavorando, ve lo posso assicurare. Siamo tutti fermi nel lockdown più totale. Che vuoi fare? Siamo a rosso, siamo a zona rossa. Zona rossa... E quindi dobbiamo fare festa. Domenico, buonasera. Il barone ti saluta il nostro amico Domenico Nenna. Fai un saluto, Domenico. Domenica Nenno, saluti. Domenico Nenna. Domenico, la chiama Domenica Nenno. Direttore. Direttore, un cazzo. E te devi dire. Nenna Domenico. Bimin. Nenno Domenico. Arredenno. Nenna. Nenna Domenico, chiedo scusa, io sono un po'... No, tu non è che sei un po' fai finto, cioè, tu puoi fare quella ce la guarda. Nenna, ciao, buongiorno, vabbè, buonasera, diciamo, e auguri a tutti. Occhio alla penna, vabbè, e occhio alla penna. La parola magica, va bene. Viva la pa, che non ho messo ancora la tarantella. Figuriamoci, metto la tarantella come se scatresco lì. Stasera è festa. E oggi è sempre festa. Signori e signore, amici e amiche, radioascoltatori, utenti collegati e non, quelli che ci vogliono bene e quelli che stanno lì a guardare per invidia. Tutti quelli che vogliono guardare, condividete questa diretta, così almeno noi ci divertiamo. Lo facciamo perché amiamo il dialetto tranese e ci stiamo divertendo anche a menzionare qualche cosa del dialetto tranese. Allora, ieri abbiamo preso in considerazione Ugurg. Ugurg, ti ricordi che cos'è Ugurg, Barò? C'è da Ugurg? Come si fa? È un pezzo di legno che va per la profondità. Temo spaghetti. Da prendere. Come? Scusi, rifaccia il suono più che altro. Sì. È un picco di spaghetti. E poi? E andava fuori così. Ragazzi. E si giocava. Il signor Nicola Cassinesi, dovete sapere, oggi ci stiamo divertendo perché, e beh, siamo più allegri. Poi salutiamo anche il resto della famiglia. Franco, guarda la trasmissione, ma vedi che combina tuo padre. Sta combinando queste cose, ma lo sento più pimbante. Salutiamo, ovviamente, dicevo. E noi passiamo le ore così durante la giornata e ci divertiamo. Ciao barone, e occhio alla penna, la dice. È detto che la penna, barone, è detto. Va bene, allora barone, dobbiamo vedere che sta in giro. Beh, mettiamo un po' di musica. Barone, presentiamo il cantante, dai, un cantante, un nuovo cantante. Sai che canzone dobbiamo fare? È una canzone di Vasco Rossi, non lo so se tu sei... Però, presenta, vai. Aspetta, vuoi la sigletta? Sì. Oppure la cicletta, mo. Esatto. No, la cicletta. Al completo. È giusto, hai ragione, Ugolin. Allora, ci facciamo una bella,
una bella sigla. Voi forse non ci crederete, ma abbiamo veramente la sigla, eh? La sigla per il barone è questa, la sto cercando, scusatemi se vi ci metto qualche secondo di tempo, ma lui se sente questa musica, lui si sente, come dire, presentato nella maniera migliore. Allora, con questa musichetta che adesso andiamo a farvi sentire, signore e signori, attenzione, ecco, devo semplicemente prenderla e metterla qua. Pronto, barone? Quando parte la mosca da parte tu, che se non ci siamo d'accordo, capè? Aspetta che vediamo un po', è partita? Ecco, 3, 2, 1, musica! Ehi, barone! Barone! È scatenato il barone. Vittorio Cassinesi presenta... Vittorio Cassinesi! Presenta... Da Sesto San Giovanni e adesso canta Gianfranco da Milano. E ovviamente facciamo cantare Gianfranco, il maestro Gianfranco Bighi. Nostro maestro amico Bighi. Che re? Ha pensato a qualcos'altro. Secondo me lui ha pensato a Bighi qualcos'altro. Bighi che è Bighi che è. No, Bighi Cus. Se vai. Ma sentiamo la canzone, va bene. Un po' di musica. Occhio alla penna, allegria, viva chi balla, gli ascoltatori, buon ascolto. Occhio alla penna. Ale. Su. Viva chi balla e non balla pure. Oggi sta a carica a pallettoni. Oggi è San Patrizio o Patrizia. Ciao Mario. Sei collegato anche Mario. Saluta Mario. Mario Lin da Bari. Mario da Bari. Ciao Mario. Ciao da Bari. Wow, Bari. Mi ha dato gli occhiali. Mi ha fatto trovare gli occhiali. Grazie. Beh, ma fai sentire questa canzone? Se no, no. Beh, facciamo sentire. Basta. Mettiamo di musica, Gianfranco Bighi per noi, vai musica, vai con Vasco Rossi, cantaci un pezzo del grande Vasco. Ciao. Gianfranco! Vorrei stringerti le braccia attorno al collo e baciarti, baciarti dappertutto. Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il Wii. È tutto necessario. Ma la Patrizia. Illusioni e vivo di emozioni che tu
veloce come il vento. Quante espressioni di godimento sotto volto. Fammi un piacere! Barone! Auguri Edo! Questo è Gianfranco! Ciao Gianfranco! Che canzone, ragazzi! Allora, adesso è un momento di fare degli auguri. Proviamo a metterci in contatto diretto. Vediamo un po', dai, vediamo un po' che cosa abbiamo. Nel frattempo approfitto per salutare il mio caro Giovanni Datteo, sassofonista, che state ascoltando qui con la musica che ci sta intrattenendo piacevolmente. Ciao, Giovanni Datteo è un musicista in pensione, ma comunque cioè, è un uomo in pensione, ma suona ancora, attività la fa, quindi se volete lo potete contattare. Ma io oggi l'ho provato a contattare, ragazzi, c'avevo un forte dolore di testa. Io gli auguro di fargli passare al più presto questo dolore di testa e mi auguro passi prestissimo, anche perché sapete, insomma, quando c'è il dolore di testa, quando una ste bungla la cap è brutto, è vero Barone? Quella cap la ste bone, non accompagna niente, non accompagna niente. Allora devo provare a chiamare e ringrazio, come ho già detto, Giovanni Datteo. Ma prima di chiamare la persona, voglio ricordarvi, se avete qualche festeggiamento in corso, beh, festeggiamolo così, cioè noi vi chiamiamo a casa, vi facciamo gli auguri, vi cantiamo la canzoncina e magari fate anche cosa gradita alla persona che oggi non si aspetta questa chiamata, come stiamo per fare con l'amica Patrizia, la figliola del nostro caro Mario. Noi proviamo, perché non vogliamo poi, come si dice, problemi di nessun tipo, anzi ci auguriamo di non averne e vediamo un po', prima di tutto, di collegarci con Patrizia in questa maniera. Vabbè, datemi il tempo di sistemare un po' la situazione. Proviamo a videochiamare, attenzione. Vediamo un po' se riusciamo a videochiamare Patrizia. Da dove non lo so dove andremo a chiamare. Vediamo un po'. Dove sta? Dove sta? Patrizia, dove sei? Patrizia? Non c'è Patrizia? Patrizia? Patrizia, comunque approfitto per fare gli auguri a Patrizia Lops, Patrizia Albrizio, ecco qua, Patrizia Cormio, Patrizia Ilenia, Patrizia Lomuscio, Patrizia Vitale, ma non vedo Patrizia, che altro? Ah, Patrizia Ratti, salutiamo, ma non c'è, mi dispiace per, vediamo un po', Riccardi, non c'è nemmeno Riccardi, niente. Non c'è. Mi dispiace, caro il mio amico Mario, possiamo solo chiamarla telefonicamente, mi dispiace. Vabbè, pazienza. Vabbè, faremo in modo che ci si possa sentire almeno, eh? Sarebbe giusto sentirci. Sentiamoci un po'. Allora,
la 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 la. Proviamo a chiamare Patrizia, vediamo un po'. Vediamo un po' nei contatti di oggi. Sono tanti oggi, San Patrizio, quindi non so se c'è qualcuno che si chiama Patrizio anche. Vediamo un po'. Ah, c'è WhatsApp, allora c'è. E allora posso chiamarla. Possiamo videochiamarla, attenzione, attenzione. Stiamo provando a metterci in contatto con Patrizia. Vediamo un po', dai. Sentite un po' che squilla in questo momento. Vediamo un po' se riesco a fare una videochiamata. Ale, eccomi qua, vediamo un po'. Patrizia, rispondi? Chiamiamo a Patrizia. Stiamo chiamando Patrizia. Proviamo a metterci. No, non mi vuole rispondere, mi dispiace. Aspetta, proviamo ancora. Non vorremmo che non è stata informata. È una cosa a sorpresa, a sorpresa. A surprise, surprise. Surprise. Stiamo mettendoci in contatto con Patrizia, ma non vedo Patrizia. Come mai? Niente? Peccato. Avrei potuto. Niente ancora, niente, niente, niente. Niente, 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 niente. Non c'è. Va bene, nel frattempo approfitto per salutare le attività, e vi consiglio queste attività, che sono attività che dovete visitare, spendere da loro, e se riusciamo a sostenere queste attività è ancora tanto di guadagnato, va bene? Innanzitutto, tutte le notizie sulla città di Trani in diretta le trovate su Trani News. Elettronica 2000, componenti ed elettronici ad accessori in via Medeo al numero 57, unica sede a Trani. Pizzeria Il Grottino, Panzerottificio, Pizzeria Fritti a Legna in piazza Domenico Sarro. Poi Isabel di Tutto e di Più in via Postumia numero 2, aperti ovviamente per vendere beni di prima necessità. La Giussi della stazione Gastronomia in piazza 20 Settembre di fronte alla stazione di Andrea di Lernia. L'Usmile, impresa di pulizie, che è ovviamente una realtà, in via Giacinto Francio 16. E poi Permaflex, idee da sogno, corso Alcide De Gasperi 19 a Trani. Ricordiamo, quando scegliete un materasso, che sia Permaflex. E poi rivolgetevi da Rivoluzione Ricambi di Lorusso Salvatore, con soccorso 24 ore su 24 in via Medio numero 93. Lo abbiamo ricordato. Riproviamo. Vediamo un po' di nuovo se riusciamo a metterci in contatto. Colleghiamo. Accendiamo. Che è successo? Mannaggia. Ogni tanto parte qualcosa, non riusciamo a trovare la dritta. Allora, colleghiamoci nuovamente. Rimettiamoci in collegamento, eccolo qua, accettiamolo qua, voilà. Poi andiamo su WhatsApp, proviamo a rifare la chiamata che abbiamo fatto prima, proviamo a rimetterci in contatto. Ecco qua, Patrizia, ci sei? Proviamo, Se chiama, se risponde. Santa Patrizia. Niente da fare. Mi dispiace, caro Mario. Non riesco a mettermi in contatto con Patrizia per fargli gli auguri. Niente di ciò. Possiamo fare una cosa, però. Gli mandiamo gli auguri. Dicendogli tanti auguri a te. Però mandameli tu con WhatsApp oppure su Messenger, così li facciamo sentire, va bene? D'accordo. Va bene. Allora, è il momento di vedere i contatti e di vedere quali sono i collegati. Vedi di corato, Patrizia, ho visto. E io, più che Patrizia, il numero che mi hai dato è questo. Non so se è un altro numero. Allora...
mi asso io ho la responsabilità. Lo so che si chiama Nicolato Patrizia, però il bello è che io non è che sto chiamando un numero a caso, mi hai dato questo numero, provo a chiamare questo numero, no? E mi risulta che in questo momento non vuole rispondermi. Vabbè, noi li vogliamo chiamare, giustamente. Facciamo un ultimo tentativo, proprio perché volevo. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto. Poi dici, ma che cacchio vuoi? Mi manda a fare a quel paese. Secondo te, che cosa? Hai visto? Non mi risponde. Non mi risponde. Vabbè, facciamo così. A Patrizia gli facciamo un messaggio con l'audio. Ma glielo mando in tempo reale. Cara Patrizia, sono Vittorio Cassinesi. Non so se tu mi conosci, ma io penso di no. Mi ha dato questo numero un signore, si chiama Mario Riccardi. Noi siamo qui per farti gli auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri Patrizia, tanti auguri a te. Noi siamo in diretta su Radio Show. Volevamo chiamarti in videochiamata, ma purtroppo non è stato possibile. Comunque spero accetterai o gradirai questi auguri. Ciao! Gli ho mandato il messaggio. Ma se l'ascolta è bene, se non l'ascolta, pazienza! Pazienza, va bene. Allora, abbiamo chiuso il collegamento in questo momento perché stavamo facendo la chiamata. Vabbè, allora, maestro Barone, Barone, che va fa? La prossima, ci dobbiamo fare una canzone. Sì. Dobbiamo fare una canzone. Prepariamo una bella canzone del repertorio del nostro caro Ninni. Vediamo Ninni che ci propone. Vediamo un po' Ninni che ci propone oggi. Che preferisci, Napoli o Italia? Barone. Vabbè, preferire una canzone. Vediamo una canzone. Vediamo un po' In cerca di te. Bella, una bella canzone. Barone. Una bella canzone. Canta per noi Ninni. Questa canzone la canta Ninni, ma Barona, la vuoi fare alla tua maniera con, sì, con lo stacchetto? Esattamente. Vai! Hey! Barone! Venga! Signori e signori, e Barone! Versione! Tarantella! Vai, Barone, allora! Ciao Ninni, sei pronto? Angela! Ehi Angela, tanti saluti. Occhio alla penna, Ninni, sei pronto per cantarci una canzone? Guardate, signore e signori, nel frattempo vi faccio vedere belle vedute di Trani. Mentre voi guardate Trani com'è bella, io vi dedico questa canzone. Ascoltate attentamente che questa canzone fa piacere. Si chiama In cerca di te. Solo me ne vo. Solo me ne vo per la città. Questa è una canzone che canta il nostro Ninni. Perso tra la folla che non sa. Vai! Che non vede il mio dolore. Cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso non sei tu. Wow! Ogni voce ascolto e non sei tu. Guardate lo stadio. Dove sei perduto amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Colonna con la neve. Io tento invano di dimenticare la statua di Giovanni Bovio. Ma il primo amore non si può scordare. Il porto. Un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amore. Il vero amore. Il grande amore. Quel di Trani, cantate! Solo me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa. Che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho.
e potessi avere 1000 lire al mese, mille euro al giorno, sono meglio 1000 euro, no? Dove sei perduto amore? Ti troverò, ti cercherò, ti seguirò. Ehi! Ogni viso guardo, non sei tu. Questa è la chiesa di San Rocco. Ogni guardate che bella misura. Non sei tu. Dietro la villa. Dove sei perduto amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare. Salutiamo gli amici dalla Jugoslavia. Il primo amore. Ci stanno guardando anche dalla Jugoslavia. Ciao, benvenutos. Non so come si dice in sloveno, in ceco. Ti ho conosciuta. Va bene, proviamo subito. Salutiamo Domenica Balducci. Il vero amore, il grande amore. Domenica, solo ma se la moglie è Domenico. Per la città. Mi sembra Mimmo. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Yeah! Che bello, che bello, che bello, ragazzo Barone, è stato veramente formidabile il nostro Ninni. Grazie Ninni, grazie, grazie. Grazie Ninni, auguri. Uno spettacolo, Barone ti ringrazia, come ringrazio anche io nella tua straordinaria presenza musicale in questa nostra attraversata, diciamolo pure, per molte persone è anche un... è bello. Allora, quanta gente dovrei chiamare oggi? Ma scusatemi, io vorrei chiamare tutti, ma se non rispondono, che cavolo chiamo a fare? Scusate, non si può. Riproviamo, solo perché ho dato la disponibilità al nostro caro. Besame mucho. La 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 ta da. Besame ta da 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 na 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 na. Allora, dove siamo qua? Dove sono gli amici che dobbiamo chiamare? Riproviamo, io sto cercando di riprovare. Riproviamo e vedremo se ce la facciamo stavolta. Mario, è l'ultima volta che riprovo per te, lo faccio solo, only for you, va bene? Only for you. Besame mucho. Ai. E meno male che l'abbiamo beccata, ragazzi, attenzione, vediamo se riusciamo a farla vedere. Oh, eccola qua, buonasera. E rispondi almeno. Buonasera. Ah, meno male, risponde, e viva il Vegeta, e ci sente pure, buonasera. Signora, io l'ho chiamata per fargli gli auguri, non so se per lei è un problema oppure no. Tutto bene? No, si figuri. Io ho provato a chiamare, ma qui, come si dice, ogni volta stiamo sempre a provare. 50.000 chiamate mi avete fatto fare oggi, che è successo? Sì, mia figlia purtroppo ha il telefono, allora... Sto telefono lo diamo troppo in mano ai giovincelli qua. Allora, io non so se riesco a farmi vedere, un attimo solo, un momento solo, vediamo un po'. Dove sta, eccate qua, accettiamo, aspetta, sto collegando il telefono in modo tale che si possa vedere anche la sua faccia in diretta, così almeno c'è un amico che mi ha chiamato e voleva assolutamente che si vedesse in diretta, scusate, io volevo
far vedere, aspetti un po', eh. Ah, allora, mi sa che ci siamo riusciti, eh. Vediamo un po', eccomi qua. Oh, e allora, c'è la nostra amica, com'è che si chiama, scusi lei? Patrizia. Ah, Patrizia, chiedo scusa, Patrizia, io non sapevo che dovevo chiamare un'amica che si chiama Patrizia oggi. Poi ho visto San Patrizio, allora ho detto, vabbè, non devo chiamare nessuna Patrizia. C'è qualcuno, c'è qualcuno che mi ha chiamato per farti gli auguri. Auguri, Patrizia. Allora, visto che stiamo, vi presento gli altri che stanno qui in diretta, vede? Ah, ecco, stanno seguendo il vostro canale. Ah, e allora facciamogli una canzone, dai, tutti insieme, cantiamogli una canzone. Tanti auguri a te, va bene, che dici? Ti facciamo una canzone? Attenzione che sta per partire, eh? Attenzione, a che pocan, a che pocan, a che pocan. Scusi, in quale mondo del, in quale posto del mondo ho chiamato? Dove ho chiamato? Non ho capito, Pasqua. Ho chiamato in quale città del mondo? Dove sto? Dove ho chiamato? A Trani, che ne so io, mica so, mica se c'è tutto un numero cristiano, c'è pezzo l'ufficio anagrafi, ehi. Scusi, io non sono mica l'ufficio anagrafe, mi deve comprendere. Ok, allora Patrizia, siamo pronti per farti tanti auguri con la musichetta, attenzione, sta partendo. 1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Patrizia. Tanti auguri a te. Cica cica boom, cica 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 boom. Tanti auguri a Patrizia. Cantate tutti insieme con me. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Patrizia. Tanti auguri a te. Barone, auguri. Evviva! E auguri e occhio alla pelle. Barone ti fa gli auguri, il barone ti fa tanti auguri, hai visto? Che onore! Patrizia, chi sta con te? Chi è quella simpatica giovinetta lì? Chi è questa signorina? Presentati, presentati, chi sei? Come si chiama? Ora si vergogna. Lei si vergogna, poi fai TikTok sul telefonino, vero? Come si chiama? Come ti chiami, bella? Come ti chiami? Pasqua? Allora festeggeremo anche il tuo onomastico tra un po', eh? Senti, Patrizia, vuoi salutare qualcuno visto che siamo in diretta e magari approfitti in questo momento, dai? Vabbè, allora saluto lui che ha combinato tutto questo. Chi è, tuo papà? Sì. Salutiamo il papà Mario. Ciao Mario. A furia, lui a furia di rompere le scatole è diventato anche lui un personaggio che partecipa ogni giorno alla nostra trasmissione, lo sai? Ah, l'ho visto. Ma tu lo sai? Ma tu lo sai che lui mi chiama e lui mi dice anche: guarda che ho trovato i tuoi occhiali. E siamo stati domenica scorsa. Mannaggia, è stato un piacere, veramente. Poi sono contento che comunque sta seguendo anche lui la trasmissione e mi dà degli input importanti, lo sai. Vabbè, ma hai ricevuto. Allora, che è arrivata a Bari la tua trasmissione. Che è arrivata? A Bari la tua trasmissione. È vero? Dove è arrivato? Vedi dove sta una da Bari che sta a sentire. Ah, salutiamo gli amici di Bari. Salutiamo. Auguri a tutti. Cole, occhio alla penna. Occhio alla penna, tanti auguri. Tanti auguri. Ciao Patrizia. Ciao. Tanti auguri a te. Salutiamo Patrizia da Bar, stanno con l'amica dei mo e ci da to da de a pinch way la weed
Tanti auguri, vabbè, grazie per avermi risposto, almeno, almeno un minimo, diciamo, di considerazione nei confronti nostri, che stiamo facendo una come dire, un'operazione importante, almeno per fare gli auguri. Ci siamo, ci siamo. Allora, se avete qualche altra persona che dovete fare gli auguri, fatemelo sapere, almeno noi vediamo man mano i vostri commenti, va bene? Allora, Domenico, ma tu mi hai detto salutiamo, salutiamo, chiamiamo, non so, facciamo gli auguri a Patrizia, moglie di Domenica Balducci. Ma per caso hai sbagliato a scrivere? Forse, probabilmente hai scritto un errore. Vabbè, dai papà, fai di peggio. Quindi Mario, tu fai di peggio, eh? Va bene, ti conosciamo, ti conosciamo. Senti Mario, noi vorremmo anche chiamarti, potremmo farlo in un altro momento, perché vedo che sei tutto fare. Adesso entriamo nel merito di una rubrica che tutti quanti amate oppure magari aspettate, ed è ovviamente quella del dialetto tranese, una bellissima rubrica che io vi consiglio di ascoltare, perché è il momento di questo, di questo modi di dire, proverbi e tante altre cose, perché mi fa piacere che ci siete. Allora, ho visto che sulla pagina di Trani dialetto tranese, che adesso andremo a vedere, ecco, oggi che è mercoledì, è mercoledì barone 17, mercoledì 17 marzo, mercoledì 17 marzo, sulla pagina Trani dialetto tranese, gestita dall'amministratore Domenico Nenna, che è collegato con noi. Mi fa piacere che comunque, sai, lui rende possibile anche la condivisione con altri amici, con altre persone. C'è una pagina che proprio parla di dialetto tranese. Noi, siccome in questa trasmissione abbiamo anche saluti, videochiamate, che ti devo dire, commenti, poesie, modi di dire in dialetto tranese e tanto altro, anche qualche notizia, perché no? Anzi, ogni tanto, per non appesantire, cerchiamo di evitare di leggere delle notizie, perché sicuramente la nostra è una trasmissione che è partita in modo leggero e vuole essere, diventare e continuare ad essere così. Però mi fa piacere che, se ci sono degli auguri da fare, scrivetemelo nei commenti, poi chiamiamo noi, prendiamo noi vaffa a quel paese, non vi preoccupare. L'importante è che comunque ci manteniamo nel limite, ecco. Il barone mi ha contagiato. Barone, è contagiato al bimbo Domenico Nenno. No, perché prima hai detto salutiamo Domenica Nenno. Allora lui ha detto Domenica Balducci. Ha sbagliato, allora, Mimmo Balducci, ho capito, va bene. Auguri a Patrizia, la moglie di Mimmo Balducci. Tanti auguri anche a tutte le altre e a tutti gli altri che portano il nome di Patrizia o Patrizio. Dicevo, Trani, dialetto tranese, c'è un detto che non sbaglia per niente, perché è verità. Barone, vuoi continuare tu quando io ti dico una cosa? Un attimo, io ti faccio, ti do l'input, poi tu chiaramente continui, ok? Il barone ne sa qualcosa, perché conosce, diciamo, la vita e sa benissimo che cosa ha sofferto in un certo senso. C'è un detto che non solo a Trani, ma in tutto il mondo credo che sia così, che si dice così: cresce lo figlio e cresce lo pur. Ecco. Perché a volte, nonostante aver cresciuto i figli senza aver fatto mai mancare nulla, e in questo momento qui c'è mio padre e io sono con lui in questo momento a casa nostra, lui può dire che non si hanno le soddisfazioni aspettate. E io mi rivolgo ovviamente a tutte quelle persone che hanno avuto tantissimo dai loro genitori, si sono fin anche tolti il pane dalla bocca per poterli mandare avanti e farli andare, come dire, senza fargli mancare niente, e adesso Criscio Pic lo prema da cizzolo e Criscio Purk. E questo è il detto della nostra cultura, tradizione tranese. Allora, aspetta, vediamo che cosa scrive Rossana Bucci. Ah, da mem camp cund fig, ma cund fig dan gem nena mem e nena tan, perché giustamente è sante parole. Sempre è sempre stato così. Però il discorso è qual è? Attaccato sempre c'è caos.
Al sold, sapete che mo camerete al sold, ma la vita la sentite no. E voglio voi da che sold mo. Mo camerete do la vita la se. E fracata cuca se ne ve. Giustamente, fracata yit. Cuca man, e cuca se ne ve ben. Tradotto, quello che rimane è quello che se ne vedrà bene. Hai visto? Abbiamo fatto anche una. Ho letto anche una bellissima lettura, una bellissima cosa. L'Italia di Sotranese, dov'è? Eccola qua, viene da me. Ho trovato a Trani Cantieri di Storia. Domenico Nenna non mi ha detto che l'aveva pubblicata qui. Eccola qua. La Rema Sandra Cole. Ma scusami, non c'è un video, un audio da qualche parte, caro il mio amico Domenico Nenna, che possiamo leggere e vedere? Il barone mi ha contagiato, lo so, ti ha contagiato. Allora, vediamo un po' se Domenico Nenna su YouTube ha pubblicato la poesia in dialetto tranese, la Rema. Se no, lo devo chiamare e la devo far leggere. Se no, ti chiamo. Dov'è? Che vuoi fa? Scegli tu, ce l'abbiamo? Diciamo che vediamo prima, va bene? Vediamo Domenico Nenna su YouTube, avrà un canale suo. E allora, qui dice un andente pesco, un porto del tran, nata al 2020, la polosa, la giannetta, lo stato di marittimo, un mur di puzzichiane, un pozzio di Nerone. E allora niente, mi pare che dobbiamo andare a vedere sul tuo canale. E mi pare che qua non c'è niente. Questo è un altro Domenico Nenna. Quando è Domenico Nenna stanno? Mamma mia, siete in tanti, un esercito siete. Vediamo, questo è Domenico Nenna che dico io, ok. Vediamo qua. Allora, vediamo un po', scherza tamberia, la Croce Colon. Mo è la Croce Colon, a maggio. Però arriva prima l'addolorata. Sandra Coles, Capatran. C'è un'altra, no, perché noi abbiamo fatto Musica e Ceras, la ballata di Sandra Coles, che è qui, guardate. Non so se la state guardando in questo momento nella diretta, che io, anzi, faccio una cosa, copio l'indirizzo di questo e lo metto nei commenti in modo tale che voi possiate vedere, sentire e condividere questa bellissima poesia cantata da Enzo Laberinto, scritta da Domenico Nenna, ottimizzata da me e poi giustamente Fulletta, in cattedrale c'è un video di Nicola Caputo sempre su YouTube. Vediamo un po' se Nicola Caputo lo troviamo su YouTube, vediamo un po'. Ma quella è Trani religiosa, se non vado errato. Vabbè, allora titolo è Narem Sandareco. Vabbè, vediamo un po' Nicola Caputo, la cerco insieme a voi, va bene? Se no sono costretto a leggerla io, e io non l'ho letta per la, come si dice velocemente, non l'ho letta per niente. Vediamo un po'. No, mi pare che Nicola Caputo dice no, troviamo Trani religiosa, ecco, sì, dovrebbe esserci, ecco qua. Allora, qui ci sono tutti i video che, ecco, continuo a dirvi che se volete io, ecco, vi lancio anche il link di Trani religiosa, così eventualmente date anche un'occhiata. Qui ci sono tutti i video, guardate. Allora, l'ultimo è stato fatto qualche settimana fa, caricato qualche settimana fa. Allora, non so se devo vedere qui e dove sto guardando bene. Stiamo dando un'occhiata insieme, Allora, San Nicola in Rime. Ah, ma c'è tutta una sorta di cose, no? Caro, devo vederle tutte, no, non va bene. Allora facciamo una cosa, chiamo il mio amico Domenico Nenna, lo chiamiamo, preparati la poesia, Domenico, che ti devo fare? Devi soffrire con me, dai, facciamolo insieme questo sacrificio. Vediamo un po' se riusciamo a farti leggere una rima, che bella, molto bella. Andiamo, Domenico? Sei pronto? Sei pronto? Vediamo un po'. Persone che si chiamano Domenico Nenna, eccolo qua, l'ho trovato. Meno male che ci sei, come tutti gli altri normali, umani e mortali.
eccolo qua. Proviamo a chiamare Domenico Nenne, facciamo prima, magari riusciamo ad avere in tempo reale questa poesia, magari mi dice anche la motivazione, è bello, è tutto in tempo reale, non è che stiamo facendo una cosa sbagliata, assolutamente. Il dialetto va fatto ascoltare e quindi bisogna... Barone, mettiti comodo, stiamo facendo una cosa al volo, sperando che possa rispondere, mi auguro possa essere è disponibile. Oh, benissimo. Scusa il disturbo, il nostro sommo poeta. Il problema adesso la devo trovare. Io sinceramente non ho problemi ad aspettare. Se tu mi dici che sei pronto, la facciamo, la leggiamo insieme se vuoi, io ce l'ho. E non so dove sta, leggi la tua. Io l'ho letta su Trani Cantieri di Storia. L'ho trovata lì, ma non si legge. Non si legge molto bene. Vuoi che ti lancio il link? Vediamo. Dove vuoi che la mando? Su YouTube, su WhatsApp, dove vuoi? Aspetta. Io su Trani Cantieri di Storia l'ho trovata. Stamattina. Ah, ecco. La qualità, diciamo, sì, che non è poi eccellente, La qualità della foto è proprio piccola di pixel, poca roba. Vediamo un attimo, solo la passiamo il computer. Ripassala un po', perché io la volevo prima ripassare. Ci sei? Okay. Vediamo come si vede adesso. La qualità è, diciamo, è abbastanza piccola di... No. Te la posso leggere, dai. Ok, vai. Questo è il testo, ecco, lo sto facendo vedere adesso. Mentre stanno guardando l'immagine di San Nicola. Però prima di leggerla, scusami, Domenico, volevo chiederti, ma questa poesia quanto tempo fa l'hai letta? Questa poesia ha vinto il terzo concorso San Nicola in Rime 2018. Ah, quindi 2018 si tenne ovviamente alla cattedrale. 2018 è scritto sotto, vedi? Sì, sì, vedo 2018, però pensavo l'avessi fatta prima e poi l'hai presentata, perché sapevo di questa particolarità, dovevano essere tutte inedite, però sai, pensavo l'avessi nel cassetto. L'hai già letta in diretta questa qua? Sì, mi ricordo che l'ho già letta in diretta, ma tu sai benissimo che a me piace anche snocciolare un po' anche il dialetto per incuriosire anche la gente che sta guardando, che oggi vedo che si stanno interessando tantissimo, perché poi tra un po' faremo anche gli auguri in diretta. Se è possibile chiamare in diretta Patrizia Di Corato e farmi gli auguri, va bene? Piero, certo, Piero Altamura ti saluta, ciao zio. Risposta a Mario Riccardi. Leggiamo man mano i commenti. Allora, te la leggo? Sì, allora vogliamo presentarla prima? Narema Sandan Cole, poesia di Domenico Nenna, vincitore del concorso Una rima per San Nicola, San Nicola in rime volevo dire, del 2018. Ovviamente recita questa poesia Domenico Nenna in dialetto tranese. Vai Domenico! Narema Sandan Cole. Nu agnon te sletto cor de trana, per la strada una croce portava a mano, una parola uscita gradava senza, o vuole sentire la cifra di bisenzia. Nu mar d'amore portata a trana, scrivere la storia in da 2 settimane, Gesù Cristo c'era su un sogno regalato, pariva in un pezzo in antichi esagerato. Prima di noi trana andai che ha visto, per lo vicolo cantivo Vangelo di Cristo, in tuo cuore portivo tenda amore, tu che sei tabernacolo del Signore. La tranese da malata t'hanno visitata, vederono la sorte in casa di Sabina e consorte, a deterni che l'alma sente beata, di umiltà e ricchezza tu stia inguaiata. Un mese d'agosto, che è festa lussa all'osso, tu vieni per mare e nastemi in boss, ogni iene per tui è privi e onore, o Santa Nicola o regolo del Signore. Un porta a festa, la rete tratta l'arcone,
la Spezia, dei e la senza precessione. Suona da ben lo sguardo tra mille color, so pecco col freno, tra calchesse da pagor. E se ci do cuore che si sente, chi lo manda soprattutto quando. Io ci guardo ci d'angelo e benedice, la tranese, la frasir e tutte le chierici. Bellissima, bellissima. Traduciamola insieme, traduciamola perché è molto bella. È molto bella e poi sicuramente prende un pezzo di storia di Trani e la mette, come si dice, insieme. La evidenzia, la evidenzia. Molto bella, molto bella. Allora, racconta la devozione per San Nicola innanzitutto e poi racconta anche la sua breve vita a Trani, 15 giorni praticamente, poi la malattia. Dove chi l'ha accolto in casa parla di la ricchezza di umiltà, che lui era immerso nella ricchezza di umiltà, poi parla della festa del mese di agosto, che è una festa molto di lusso per noi, lo è ancora. Il fatto che viene messo a festa tirando le reti a terra, non pescando quel giorno, le illuminazioni, i fuochi d'artificio, parla un po' di tutto, dai. Parla anche dei confratelli, parla dei chierici, parla dei tranesi che insieme fanno la festa per San Nicola. Senti, ma tu sai esattamente... voglio chiederti, ma tu sai esattamente il tempo, diciamo, che ha vissuto a Trani San Nicola per poi diventare santo patrono? Si parla di 15 giorni, un paio di settimane è stato. Cioè, in pratica, in due settimane noi abbiamo avuto questo santo, che poi è stato dichiarato santo dopo quanto tempo? Non lo so, dopo, vabbè, c'è stata una lunga trafila di... Vabbè, si sa sicuramente questo è accaduto un po' di tempo dopo. Ci sono stati miracoli. C'è un libro antico che parla di miracoli, nello specifico parla dei miracoli che San Nicola ha fatto, cioè che la gente è guarita attraverso l'intercessione di San Nicola. Ci sono delle testimonianze, quindi, allora, di miracoli per essere poi stati. Ci sono testimonianze in un libro che poi qualche giorno lo metterò per iscritto da qualche parte. Hai dato un titolo a questo libro? Hai dato un titolo? No, non è mio un libro, è un libro scritto già da altre persone che hanno tratto da testi antichi, hanno tratto queste testimonianze di gente che è guarita per l'intercessione di San Nicola. Benissimo. Allora, spieghiamo un po' le differenze, perché noi abbiamo San Nicola il Pellegrino, che non ha niente a che fare con San Nicola di Bari, e poi comunque noi San Nicola il Pellegrino viene dalla Grecia, e San Nicola di Bari è un'altra provenienza, giusto? È un'altra realtà, sì, è vescovo, San Nicola di Bari è vescovo, bene. Invece San Nicola Pellegrino è un ragazzino di 19 anni che voleva farsi monaco nella sua terra, in Grecia, e poi ha preferito viaggiare per il mondo annunciando Cristo. Benissimo. Tutt'altra cosa. Benissimo, benissimo, benissimo. Noi abbiamo dedicato, anzi, tu hai dedicato un altro testo che abbiamo fatto diventare canzone grazie alla musica di Gianfranco Bighi e di la voce di Enzo Laberinto, che oggi abbiamo sentito all'inizio, che è Musica e Ceras, che è una ballata di San Nicola. Com'è nata questa idea? Tu sei l'autore di questa Musica e Ceras. Questa idea è nata scrivendo la poesia, cioè stavo preparando la poesia per 2020, che è San Nicola in Rima, che poi quest'anno non si è fatta, va bene, c'era il concorso San Nicola in Rima 2020. Si è fatto online. La stavo già scrivendo per 2022 e poi mi è venuto in mente di fare un ritornello al centro, però cercavo qualcuno che la musicasse, qualcuno che la sapeva cantare, e poi l'ho abbandonata, l'ho messa lì nel computer, la tenevo lì, poi è uscito fuori Enzo Labirinto, che è bravissimo cantante, che sa abbastanza, è padrone del canto,
E poi ci sei stato tu, Vittorio, perché se non c'eri tu, sicuramente sarebbe morta lì il progetto. Gli ho dato una ottimizzazione, non si può fare diversamente. Anzi, hai dato una spinta a questa macchina che non partiva, e la macchina è partita, dai. Ecco, cerchiamo di condividerla. Adesso la rimettiamo di nuovo. Mi sa che abbiamo. Ecco, su YouTube, nel canale YouTube di Domenico Nenna, nel canale YouTube di Vittorio Cassinesi, nel canale YouTube di Lenzo Labirinto. Adesso vi sto mettendo nel commento proprio di questa diretta proprio il link della pagina di YouTube dove è esattamente questa canzone. Quindi eventualmente Musica e Ceras, fatela sentire agli altri, magari fatela memorizzare, perché alle volte se a furia di sentire, magari al primo ascolto non può essere interessante, può diventare interessante in un altro momento. Quindi fatela sentire, perché è molto bella. Poi l'abbiamo fatta sentire come sigla e poi la faremo sentire alla fine di questa nostra trasmissione. Però voi, se nel frattempo volete ascoltarla, vi ho lanciato il link nei commenti per poterla poi seguire e magari condividere con gli altri. Mi fermo qui per dire saluto Piero Altamura, volevo fare tanti auguri a mia cugina Patrizia. Buonasera Rina Caffarella, vedi Vittorio, i miei parenti da Bari ti scrivono. Certo, perché no, mi fa piacere, anzi sono contentissimo che allarghiamo, come si dice, gli orizzonti. Se è possibile chiamare in diretta Patrizia di Corato per fare tantissimi auguri. Io non ho il numero, penso che insomma, se fosse la Patrizia di Corato che abbiamo chiamato prima, no, lei è di Trani se non sbaglio. Vabbè, comunque facciamo gli auguri diretto da Piero Altamura e facciamo anche gli auguri anche a tutte le amiche che portano il nome di Patrizio o Patrizia. Fai chiamare a me Anna Veronica e Patrizia, va bene. Poi tutti gli altri sono, è bella la festa di San Nicola, ma è bella tutta la festa in sé per sé, sono belle tutte le feste religiose se fatte bene e se poi ovviamente si come si dice, utilizza un criterio giusto. Certo. Lì non dobbiamo mai dimenticare che noi parliamo di festa, va bene, però se noi parliamo di feste religiose hanno un'idea diversa della festa, tipo del compleanno, del matrimonio, che è una cosa bella che si festeggia comunque. Però allo stesso tempo, se la festa ricorre una sacralità, bisogna rispettare la sacralità della festa, le liturgie. Certo, bisogna prima onore al santo, perché la festa non è quella commerciale, ma è quella spirituale, esatto. Onorare il santo, sì. Alle volte noi confondiamo proprio questo, noi alle volte confondiamo proprio questo. Ci si confonde proprio, esatto, in queste cose. Comunque, come il Natale, a volte il Natale diventa più commerciale. No, è diventato più commerciale. Anzi, forse quest'anno quest'anno è stato un Natale sì diverso, d'accordo, però è stato un Natale, sì, che ci ha fatto riunire un po' tutte le famiglie. Questo un po' esatto, è servito, sì, sì, da questo profilo, sì, sì. Però dal punto di vista commerciale è proprio una catastrofe, cioè nel senso vero della parola. Se non si fa il regalo, se non si va a spendere, se non si esce per fare acquisti il giorno di Natale o prima di Natale, si è persi, cioè è come se è una cosa che non si può fare, non lo so, non si vive. Si dice che Natale si festeggia, no? Poi a gennaio freedom fam, nel senso che gennaio fa freddo e poi c'è fame perché i soldi sono finiti. Allora, a Natale. Natale si festeggia, poi dopo la Befana, Freedom stage. Non so se è detto esatto, dovremmo chiedere al signor Vincenzo Di Vicco. C'è da qualche parte, ma poi magari poi lo no, io mi ricordo solamente la parte finale. Dopo la Befana, Freedom Fam, solo quello mi ricordo. Freedom Fam, sì. Perché sì, fa rima con la Befana. Sì. Quindi alla fine, senti, ma oggi come mai non hai inserito qualche racconto della nostra cara amica Franca Albanese, che io sinceramente sono... Non mi ha mandato nessun racconto, stavo studiando lo scema, che in dialetto tranese è il modo di scrivere e per leggere la fonetica, stavo studiando quello adesso, stavo leggendo lo scema. Ah, ho capito. Cioè, lo stavo proprio studiando. Come viene trascritto il dialetto tranese realmente? Spieghiamo. Stavo ripassando. Ecco, dobbiamo spiegare anche quello che si deve fare per poter imparare a leggere il dialetto tranese. Non è facile, giusto? Lo sceva è importante, questa parola sceva viene dal greco
è una E capovolta, praticamente che viene scritta ma non viene pronunziata durante la fonetica, durante la lettura. La E capovolta? Cioè, la E, quella famosa E col cappelletto, che in realtà... Ah, la E con, la e, con l'accento circonflesso, quella lì sopra. Ok. Esatto, sì. È un accento circonflesso, quindi sì. La E... E vediamo un po' se sta su musica, ce l'ha, sta per esempio, se andiamo a vedere sulla, sì, sul, sì, sul testo di musica, ce l'ha, eccola qua, lo porto, lo porto all'attenzione, ecco, sta scritto, scritto qua sul titolo di musica, ce l'ha, ve lo sto evidenziando, ecco, lo sto evidenziando adesso per farlo vedere ai nostri amici, eccolo qua, ve lo ingrandisco in modo tale che lo vedete, testo, tu, titolo, la E con l'accento sopra, questo accento si chiama accento Sheva. Sheva, sì. Sheva, si chiama Sheva in greco. È in greco, in greco. È in greco. Devo chiamare l'amico Antonello, Donatello, 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 se sei in collegamento dalla Grecia, facci un fischio magari, a poi eventualmente facciamo fare un corso accelerato di greco, perché lui parla molto bene e correttamente il greco, perché vive là. Scusami, scusami, in ebraico, non in greco, in ebraico. E allora in scusami ebraico. Donatello, ti abbiamo chiamato in causa, ma ringrazio Donatello per avermi fatto questo bel logo, il logo con la col calcio nel sedere, dai, questo è bello. Non so se l'hai visto il logo di Radio Show. Domenico, hai visto? Va scritto capovolta, capovolta va scritto, ecco, con due punti sopra. Ho capito, vabbè, comunque è in ebraico, in ebraico. Vabbè, è tutto sì, è tutto uno studio, insomma, eh. È tutto uno studio. Comunque la canzone sta funzionando. Festa, 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 de San Nicolò, la festa, battere, bangare, de Terrone, Utrana, e sta aspetto ogni pandone. Il ritornello è adatto. Si dice, Vittorio, la è muta o sceva, si dice. Ah, o è muta o sceva, quindi ha una, ha un, sì, termine, diciamo, da riconoscere. Si riconosce in questa maniera. Sì. Ok. Sì, sì. Va bene, va bene. Così viene chiamato. Ma tu hai dei racconti della nostra amica Franca Albanese, qualche altro racconto che magari non abbiamo ancora letto? No, ieri mi ha mandato l'ultimo racconto, che me l'ha mandato in tre pezzi, poi ho dovuto tagliarli e farne uno solo, perché hai visto che era tutto sotto, era in tre, diviso in tre. l'ho tagliato e l'ho, sì, riunito tutto in modo che potevi leggerlo tranquillamente. Stavo vedendo, anche perché insomma... Perché si diceva buongiorno a signorei? È una forma di rispetto. Sì. Signoria. Signoria vostra, signore, eh? Signoria vostra. Signoria vostra, signor... Infatti quando si parla di una persona, più adulta, si dice sempre a signorei. Persona importante, al di sopra di te. Cioè, esatto, la metti al per dare importanza e rispetto alla persona più importante. Esatto, sì. Poi ancora la persona più anziana, la persona più anziana si dice in questa maniera, assignerei, giustamente, assignerei. Invece qui leggo il tranese per tutti, signorina col tacco bello alto, con la zeppetta, la donna sposata con il tacchetto, con un figlio, scarpe da ginnastica, con due figli, con lo zoccoletto, con tre figli, le ciabattine, la Spartut, poi sembra praticamente una vamp che va in giro da vestita travestita. Bellissimo. Stiamo guardando ovviamente tutto quello che sta sulla pagina Trani dialetto tranese, eh? Non è che stiamo facendo altro. Sì, Oggi ci sono iscritti anche altre persone di Milano. Da, è da ovvio, fuori, è ovvio, ovvio, ovvio. Ogni volta diventa. Ma ha chiamato Pasquale Caffarella, che è fratello di Caffarella, che Rita, mi pare. Il fratello di Rita? Che è collegato, sì, credo. È collegato. Salutiamo allora, salutiamo. Se sta guardando, se sta guardando, mi farebbe piacere, così almeno lo salutiamo. Vediamo un po' se riusciamo a vedere se è collegato. Mi farebbe piacere, perché no, anzi, sono contentissimo. Allora, sulla pagina ho messo il link della trasmissione. Un saluto agli amici del fan club di Corato di Antonio Pulito. E là, è mo la mappe candei. Mo ti devo lasciare, Domenico, Le Chianiot. Okay. Perché le chiamo Le Chianiot, lo zoccoletto? Le Chianiot. Le Chianiot.
È incredibile, è bello pure per questo la trasmissione, che non ha, non ha regole, la nostra trasmissione non ha regole, cioè ci si può infilare tranquillamente, può chiamare chiunque, possiamo chiamare a chiunque. Ti devo lasciare perché devo chiamare il mio conduttore. Saluti a tutti, buona serata. Via Raffaele, che squadra deve tifare? La Juve deve tifare Raffaele. Raffaele, vedi che te lo sta dicendo lui. Che squadra deve tifare? Raffaele. Però lui dice, come mai la Champions League? Eh? La Champions League a voi, no, non ce l'è dal 2010 11 12 13 14 fino a Pindone vi trovate, quello male, vabbè, purtroppo lasciamo c'è Maffè e un pallone a Gero la ruota gira. Vabbè, speriamo l'anno prossimo, 2022, va bene? Ok, va bene. Ciao Vittorio. Ciao, buona serata, grazie. Ciao. Mi raccomando, non farti contagiare da mio padre, che quando da Domenico dice Domenica, da Nenna dice Nenno. Ciao, Barone, saluta Bimbo. Ciao Bimbo. Ciao Barone, grazie. Buona serata, grazie Mimmo. Allora, questa nostra trasmissione, ovviamente voi sapete benissimo, funziona così, cioè ci si può divertire come meglio si può. Prima di chiamare qualcuno, voglio prima di tutto dare lo spazio anche a quelle persone che stanno aspettando. C'è il fan club di Antonio che mi ha fatto notare che vogliono sentir cantare. Abbiamo parlato un po' troppo, dai, facciamo cantare una bella canzone, mettiamo una bella canzone del nostro simpaticissimo Antonio Pulito da Corato. Ci colleghiamo. Barone, vuoi presentare? Sì. E vai, attenzione che parti con la sigletta, ma metto la musichetta, giusto Barone? Antonio da Corato, corri, Antonio, vai. Vai Barone! D'accordo! Buon ascolto! Occhio la pena! Tra un po' faremo cantare il nostro amico Antonio, ci colleghiamo a casa Pulito da Corato, andiamo in quella della Murgetta, diciamo, da quelle parti, saliamo un po', Antonio, come ti sei preparato Antonio? Che cosa ci canta? Vediamo un po' se il nostro Antonio presente è presente. Antonio, vai, andò, metta candè, Barone. Oggi ci facciamo un brano di Santino Rocchetti, I miei giorni felici. Anche di Wes. E andrà in diretta. Sull'altro show. Vai, Antonio. Saluto. Ciao. Saluto. Gabriele. Ciao Gabriele. Elisa di Trani. Ciao. Leonardo di Trani, Pasquale e... C'è da andare, stai un picmush, Andon, ci succede? Saluti il barone, Enzo, grazie Lisa, barone. San Giovanni. Vai Antonio. Raffaele, Gino Narciso. Gino Narciso. Vai Antonio. E Franco del Bar Italia. Ciao Franchino. Il mio grande amico Vittorio Cassinesi. Grazie. E saluto Silvio Paglianelli, Pino Palducci, Pino Cimalum. Pinocchio. Hai visto? Saluti, ti ha salutato e Vanessa. Cantiamo in diretta sull'altro show Cassinesi. Vai. I miei giorni felici. E mai la cadde mai. Andò. Ci maniscia. Antonio Pulito da Corato. Però lo sento un po' mosciarello ad Antonio. Che è successo? Non è che stai innamorato, Andò. La fra che stia chiuso. Vai Antonio, siamo tutti con te. Vogliamo Antonio a Sanremo, tutti. I miei giorni felici. L'ha presa bene, via Cilea, l'ha presa bene. Li ho vissuti con te. Salutiamo gli amici di Antonio. Un'estate
improvvisa. Ciao Piero Altamura da Santo Spirito. Che sapeva di te. Salutiamo gli amici di Mario Riccardi da ovunque ci guardano. Ti mettevi un sorriso. Per venire da me. Nei miei giorni felici. Prima d'ogni perché. Yeah. D'ansietà. Non lo sapevo quando avevo te. Dai, ce la fai, dai Antonio, che ce la fai. Ho atteso nel vento mille. Tu dimmi dove sei. Ma nessuno mi risponde mai. Raffaele, metti gli auricolari. Felici. Raffaele, metti gli auricolari. Metti gli auricolari. Ho vissuto con te. Vai che c'è Antonio che sta cantando. Fai presto. Sono l'unica cosa che sei tutta per me. Sono in 15 persone che stanno guardando la concentrazione dello stile, la tonalità. 10, promosso, Antonio Pulito, Barone, Antonio Lavorato. Antonio Pulito. Vai Pulito, oggi è tutto pulito. E la Faia, la grossa barra sbiglie. Sempre bella Faia. Amico Antonio Pulito, Lavorato. Ciao Vittorio, da tuo grande amico Antonio. Ciao Antonio, grazie Antonio, speciale, uno speciale oggi, una canzone speciale. Abbiamo in collegamento anche in casa Ricciardelli da Via delle Tufare il nostro Uvidaste, Raffaele Moving. Buonasera a tutti. Buonasera. È il nostro paese. Non ti vedo Raffaele, non ti vedo, come mai non ti vedo? Lo vede? Lo vedi Barone? Lo vedi a Raffaele? Io non lo vedevo. Ci pare bello menin. Senti, come mai hai quella tuta del Milan? Che è successo? Hai cambiato squadra? Sempre Milan. Ah, sempre Milan. Milan. Domani dobbiamo giocare. Ah, ho capito. Ha detto Domenico Nenna che puoi cambiare squadra quando vuoi. No, lo so. Tu sei io affezionato. Da piccolo ho nato con il Milan. Lui ho nato. Raffaele ho nato, non è che. Non è ho che. Nato. Sì, giustamente. Sono nato. Monfez, Nat. E dite Mario Riccardi. Che tuta! Non so, Mario, ma ti piace o ti piace? Di che squadra sei, Mario? Mario, di che squadra, Mario Riccardi? Tu Milan? Pure lui è Milan? Non lo so. Allora, non mi sbaglio. Sicuro? Bari Nel Bari è poco, ma sicuro, certo. Senti, vogliamo fare una cosa? Non ti posso sbagliare. Non ti puoi sbagliare. Il Barone, no. Come va? Stasera tutto a posto? Stai caricato a pallettone, guarda, oggi ha fatto show oggi. Il Barone ti ha fregato il posto, ormai tu sei, diciamo, sei dopo, vieni dopo, sempre dopo.
tu dormi sempre, chi dorme? Non piglia pesce. Te l'hai detto? Esatto. E tu dormi sempre, capote, non suona da mare. Esatto. E così. E mio padre, beh, vuoi vedere che ripartiamo da capo? Barone, salutiamo Raffaele, vai, vai! Vittorio Cassinesi presenta Radio Show! Adesso è partito da che? Co-condotto! Condotto da Raffaele Moving! E a me, e buon ascolto, occhio alla penna, ce lo mettiamo! Buon ascolto a tutti, occhio alla penna! E mi raccomando, come scrivete, che ci scrivete buon, scrivete buon, ci scrivete male, la pigliate a questo posto! Va bene, va bene. Ti piace questa bella tarantella? Questo è lo stacchetto del barone, eh? Questa è la canzone del barone. Come parte sta canzone? Parte Radio Show. Vai, barone, Radio Show! Allora, dobbiamo fare gli auguri. Raffaele, sei pronto per fare gli auguri? Eh? Sì, bene, bene. Con gli auguri. Aspetta che devo vedere. Allora, c'è Francesco De Mango che è della Juve. Mario Riccardi della sua squadra, il barese, vabbè, uno che di bar non può tifare che Bari. Poi vediamo un po'. Poi c'è qualcuno che tifa, non so, come te il Milan, per esempio. Poi Milan. c'è qualcuno che è dell'Inter da queste parti, vediamo un po'. Nessuno di qualche altra squadra, solo Juve e Milan abbiamo qua e Bari. Dai, diteci qualche altra squadra. Il barone, per esempio, di tutte le squadre. Sì, tutte le squadre. C'è squadra, hai? Tutto, Forza Italia, viva tutto l'Italia, tutto il mondo. E che dicevo, dobbiamo fare gli auguri a chi, vediamo un po'. Oggi è San Patrizio, Patrizio, Patrizia, vediamo un po' chi ho degli amici. Patrizio, Patrizia, Patrizia. Allora io c'ho Patrizia Albrizio, Patrizia Cormio, Patrizia Camassa, Patrizia De Toma, Patrizia De Filippo, Patrizia Lomuscio, Patrizia Lops, Patrizia Lovato, Patrizia Ratti, Patrizia Vitale. Auguri a tutte queste nostre amiche e Patrizia Di Corato che abbiamo chiamato oggi. Allora, vediamo un po' gli auguri che dobbiamo fare. A domani sì, vediamo. A quella là. Oggi Narciso non l'abbiamo fatto cantare per niente. Dobbiamo far cantare Gino Narciso? Sì. Eh sì, dai. Facciamo cantare Gino Narciso. Facciamo cantare, scusa. Se no poi non ci guarda. Partiamo con una storia d'amore. Aspetta, fammi vedere, c'è. Dobbiamo vedere se sta la storia d'amore di Gino Narciso. Prima di tutto accertiamoci che ci sia. Poi nel frattempo noi andiamo per ordine. Prima facciamo gli auguri. Ah, oggi è compleanno di, andiamo un po' con la musichetta. Dove sta la musichetta di tanti auguri? Partiamo con questa musichetta adatta a tanti auguri, aggiungiamo. Allora vai Raffaele, presenta lo spazio tanti auguri. Parti da Vittorio Cassinesi, presenta Radio Show co-condotto da Raffaele, e adesso speciale auguri, vai! Ladies and gentlemen, sì. Vittorio Cassinesi, yeah. Presenta, yeah. Radio Show, yeah. Ecco a voi gli auguri, oh. Con la partecipazione di Barone Girasole, co-condotto da Raffaele. Motelo via, bravo! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, a tutti, tanti auguri a tutti, tanti auguri a te, tacatacatam. Oggi che è mercoledì 17 marzo 2021, in occasione di San Patrizio, Santa Patrizia, e voglio anche ricordare che è una giornata importante, soprattutto perché oggi è una giornata da non dimenticare. Il 17 di marzo è la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera degli italiani, e quindi non possiamo che non far ascoltare un piccolissimo tratto della nostra
del nostro inno nazionale, perché ovviamente tutti quanti sappiamo che l'inno di Mameli è una versione da fare ascoltare. Sei pronto per far ascoltare? Sei pronto per far ascoltare l'inno nazionale? Attenzione, vai, signore e signori, prima di fare gli auguri, inno nazionale. Tutti in piedi, via! Aspetta, fammi fare il tempo. Mettiti in piedi, bravo, in piedi, inno nazionale. Barone, in piedi. Si vede che stai in piedi. Andiamo tutti quanti! La mano al cuore! La sinistra sul cuore! La destra, come? Va bene, mettiamo a sinistra! Benissimo, grazie per questo omaggio all'inno nazionale. Fratelli d'Italia, l'Italia chiamò. E visto che ci siamo, dobbiamo fare gli auguri. Siamo pronti per fare gli auguri. Vediamo un po' se facciamo ancora gli auguri. Auguri a Vesto, libero. Ma è possibile mai? Ma possibile mai? Stava ancora così, stava. Ma tu manco il militare? Scusami, ma se non hai fatto il militare perché ti hanno fatto rivedibile, perché avevi l'insufficienza toracica? Che cacchio stai a fare così? Che non sai manco che cos'è il saluto? Innanzitutto il saluto si fa con quale mano lo fa il saluto? Il saluto con quale mano? Con la mano? Sinistra. Com'è con la sinistra? Scusa, sinistra, questa guarda. Che mano è? Questa che mano è? Questa è la destra. È questa? È la eh? Sinistra. Quindi tu fai il saluto sinistra. Con la mano? Sinistra. Se lo dici tu? Con la sinistra. Io mi ricordavo che si faceva con tutte e due le mani. Si faceva la cassetta. Va bene, dai, scherziamo. Gli auguri di buon compleanno, Raffaele. Non mi morire e stammi dritto, non metterti di bocca dentro che fai schifo. Mi raccomando, così va bene. Ok, va bene. Fa niente che si vede la tuta del Milan, fa niente. Però almeno così è più bello da vedere per le persone che guardano. Una persona che guarda la bocca tua che fa schifo da vedersi, ma è bruttissima. È una cosa si spaventano le persone. Dice, guarda, ma che te dà soldi, non ti posso metterlo a dire. Ve a Briguglio, vedmi a dire. Dottor Briguglio, mi può fare una dentiera di quelle tipo Dracula, non sai? Togliamo i canini quelli da mordere. Tanto quelle dentiere che si vendono per carnevale, no? Well, se li metti quello, va bene. Tanto mo le stanno pubblicizzando a 59 euro, te ne danno due. Quindi alla fine, lui che ce l'ha, li può prendere. Vabbè, auguri, facciamo questi auguri, se no non ci riusciamo più stasera. Allora, buon compleanno all'amica Simona Manatrizio, che è la moglie del nostro caro Claudio Precchiazzi, papà di Marco e mamma Simona di Marcolino. Tanti auguri Simona, un bacio, bacio nero, mi ricordo quando avevate l'attività. Poi adesso sono a binario 21, credo. Sì, mi auguro di sì. E continuate sempre così. E occhio alla penna, come dice il barone. Lidia Caressa, buon compleanno a Daniela De Cillis, Cataldo Menduni, Savia Marasciuolo, Gaetano Parente e al mio amico Franco Mancini. Ciao Franco, il mio caro Franco Mancini. Buon compleanno. Alza la destra e dice sinistra. Hai sentito? Mario Riccardi dice alza la destra e dice sinistra. Ma come cacchio? Mario, scusami, non perché voglio chiedere, ma il saluto con quale mano si fa? Con la destra o con il sinistro? Con la mano sinistra. Fammi sapere, perché adesso mi sta venendo un dubbio, mi sta venendo questo dubbio. Tu sei sicuro che si fa con la sinistra o con la destra? Ma cos'è? Quando state di nuovo in diretta, Francesco De Mango ci sta facendo una domanda che adesso ti risponderà il nostro Raffaele. Raffaele, noi di solito quando facciamo la trasmissione? La domenica e la sera. Allora, la domenica a che ora?
alle 10:30. Alle 10:30 la domenica, la versione lunga, quella long, quella più estesa. Long. Che da long a long. Mentre, durante la settimana, lo dico per gli amici che ci guardano, dal lunedì al sabato noi la facciamo tutti i giorni, dalle ore 18:30 circa, tutti i giorni, e facciamo un'ora e mezza più o meno, anche un'ora e due ore, tanti, non ci cacci nessuno, stiamo a casa, è giusto Barone? Scusa, non ho capito. Esatto. Ci stiamo intrattenendo a vicenda, che altro volete di più? Lo facciamo tutti i giorni, questo è uno show che si dice libero, necessario e soprattutto, come dice qualcuno, ballerino! Vai Barone! Occhio alla penna, mi raccomando, la penna a come scrivere. Mi dice Mario Riccardi che con la destra. Qual è la destra? Vediamo qual è la destra tu. Raffaele, alza la mano destra. Quella. Becca anche dalla sinistra. Scusa. No, questa è giù. La mano destra, qual è la mano destra? Scusami, la mano destra. La mano destra. E è la mano destra. A mangiare, o me? Come mangi? Scusa, come mangi tu? Così, vedi? Oh, benissimo. E adesso io dico, se tu mangi con la mano destra, secondo te come si fa il saluto per chi vuole onorare la bandiera? La mano destra, bravo. Ok, vedo di inizio, grazie alla famiglia De Mango. Non ti preoccupare, Francesco. Francesco, non ti preoccupare. Adesso sai che faccio? Per quelle persone che non hanno visto le puntate di ieri, dell'altro ieri, vi lancio un link che è un link del mio canale YouTube. Mettetevi un bel mi piace perché è molto bello. Di tutti i video delle mie trasmissioni, tra cui ci sono anche due mixage che li ho fatti proprio oggi pomeriggio, che li ho fatti per ricordare la musica anni 80-90. Andate su questi due link, anzi su questo canale YouTube, e vedrete non solo i video del mio mixage, ma ci saranno anche tanti altri video, quelle delle trasmissioni. Tutte le trasmissioni trovate proprio in questo collegamento che adesso vi lancerò. Ecco, potete guardare tranquillamente, è gratis, non si paga niente. Se volete mi fate la gentilezza, iscrivetevi a questo mio canale e aumentiamo il numero delle persone che guardano di più la mia trasmissione. Poi la mia pagina come sapete è questa qui, DJ Vittorio Cassinesi. Ogni giorno dal lunedì al sabato c'è questa trasmissione in diretta, la conduce il mio caro amico Raffaele, e con la partecipazione straordinaria del Barone. Collegatevi se avete dei cantanti, degli amici che sanno cantare, presentateceli, perché noi li facciamo cantare in diretta da casa, sarebbe anche molto bello. Poi se Francesco De Mango sa cantare, ci prepara una canzone, ce la manda sempre tramite Messenger, io la guardo, l'ascolto, ci divertiamo a farla vedere agli amici che vorranno guardarla, e l'importante è che sia, diciamo, inerente al mio genere di trasmissione, quale è quello di radio show. show. Radio show. Allora, adesso è il momento di far cantare, Raffaele. Chi dobbiamo far cantare adesso? A Gino Narciso. Facciamo cantare a Gino Narciso, che cosa? Dai, un po' a Gino, Gino. Vabbè, Gino, facciamo a Gino, dai. Facciamo cantare Gino. Allora, cante oggi, San Patrizio l'abbiamo già detto. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Qui stiamo vedendo sulla pagina accadde oggi. Niente di che mi incuriosisca, diciamo. Niente che mi incuriosisca. Sto guardando, sfogliando accadde oggi, l'almanacco di oggi, ma no. Ah, ricordo solamente una cosa, che in Italia nel 1986 scoppia lo scandalo del vino al metanolo a causa delle adulterazioni. A Milano muoiono 3 persone, questo me lo ricordo, mentre si registrano numerosi altri casi di intossicazione in Lombardia, Piemonte e Liguria. Le indagini poi porteranno alla cantina
Ciravegna di Narzole, in provincia di Cuneo. Poi, a 1991, al termine della partita tra calcio di calcio tra Napoli e Bari, il calciatore argentino Diego Armando Maradona risulta positivo al test antidoping. Nelle sue urine ci sono delle tracce di cocaina. Poi ovviamente è notizia di qualche mese fa che ci ha lasciato. Vediamo un po' se c'è qualche altra notizia. L'abbiamo detto, sì, 2011, per i 150 anni dell'Unità d'Italia, la giornata odierna viene proclamata festa nazionale. Si tratta di una celebrazione una tantum che viene festeggiata unicamente in quell'anno. Ricordo nel 2011 che c'è stata anche questa. Oggi sono nati personaggi famosi, vediamo: John Pastore, Mercedes McCambridge, poi Nat King Cole, Gabriele Ferzetti, Rudolf Nureyev, Giovanni Trappattoni, grande calciatore allenatore CT nazionale, Ettore Tibaldi, Patrick Duffy, Kurt Russell, Sidney Rome, Gary Sinise, Giuseppe Peppe Vessicchio, il maestro musicista, arrangiatore e direttore d'orchestra, Mike Lindup, tastierista del Level 42, quelli di Lessons in Love, Rob Love, attore, Mario Rinaldi, motociclista, Alessio Chicco Chiodi, pilota, Renzo Rubino, cantante, autore, postino, amami uomo, e poi Paola Guarnieri, schermitrice. E poi c'è un proverbio, dice: chi ha denti non ha pane e chi ha pane non ha denti, per la serie Who's Etsy Greater the Show. Benissimo, benissimo. Vediamo un po' il sole, vabbè, San Patrizio, l'abbiamo già detto. Benissimo, benissimo, possiamo chiudere questa partita. Mentre adesso, signore e signori, andiamo a vedere nel canale YouTube del nostro Gino Narciso, perché se, che canzone vuoi sentire? Vediamo un po'. Eh? Storia d'amore. Storia d'amore, boh, voglio proprio vedere se stai in mezzo a tutto sto casino qua. Vediamo un po', allora, ci sta o non ci sta? Qui c'è far l'amore con te, poi vediamo un po', parliamo d'amore, non si muore per amore. Quella di Celentano volevi sentire? Quella canta Gino Narciso. Però la canta Gino Narciso. Vediamo, Gino, l'hai fatta in questo canale, ce l'abbiamo? Io vedo un sacco di canzoni qui, ma non vedo ancora Storia d'amore. Allora, sto leggendo tutte, ma non riesco a trovarla. Storia d'amore non c'è, mi sei entrata nel cuore, estate con te, Alin, la notte, tutto il resto è noia, se piangi, se ridi, io vagabondo. Senti, allora, visto che vuoi ascoltare una canzone di Celentano, mi permetto di fare io una canzone che sta nel suo repertorio, ed è Amami Amami, se non sbaglio quella cantata con Mina. Proviamo a sentire? Vai, proviamo a sentire. Barone, presentiamo il nostro Gino Narciso. Vai, Barone, canta. Occhio alla pena, vedi, Gino Narciso, che presentazione. Che presentazione, ragazzi. Ci canta Amami Amami dai belli tramontati. Ma è la stessa idea, Gino Narciso, e belli e intramontabili. Ascoltiamolo e a voi buon ascolto. E se non ti avessi amato mai, c'è anche la voce di Mina, lui ovviamente fa la voce maschile perché lui è un maschietto. Adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce, i tuoi addio. Vai Gino, sei tutti noi, fan club Gino Narciso. Adesso è subito, amami. Amami, amami, imprendibilmente sì. Dai, 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 ricominciando da qui. Vai, amami, amami. Amami. Gino Narciso per noi. Così, wow, ragazzi, oggi Gino Narciso con l'accoppiata Mina. Chi rinuncia, chi ti abbraccia, chi non capisce come
pericolosa amica mia. Amica mia. Sarò un pericolo per te. Pericolosa. Se fossi affetto me ne andrei. Eccolo qua, il grande Gino. Non è. Mamma mia, amami. Imperdonabilmente sì. Con la tua vita nella mia. Ah, ricominciando da qui. Ehi va. Mamma mia. Amami. Inevitabilmente sì. Inevitabilmente. Senti che fisarmonica, Raffaele! Baila, baila, baila wappa, baila! Baila wappa! Cominciando da qui. Amami, amami. Inevitabilmente sì. Senza ragione né pietà. Perché nessuno è così. E vai. Lenz Gino Narciso, ragazzi, oggi è veramente formidabile. Che io puntata! Faccio la buonanotte a tutti. Ehi, tu lasci. E canta Enzo Laberinto. Laberinto. Stiamo. E la. E la moglie Maria Sesto San Giovanni. Salutiamo. Auguri a tutti. Allora, prima di completare questa puntata, volevo salutare e ringraziare tutti quanti voi, fare ancora tanti auguri a tutti quelli che oggi festeggiano il compleanno, l'anniversario, una ricorrenza qualsiasi, l'onomastico, ce ne sono tantissimi, e ricordo che comunque noi saremo in diretta sempre e comunque dalle 18:30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica nella versione long, che da long, dalle 10:30 fino a quest bench, fino a che smen, no, fino a che viene Titti, dice volete me la mangi, siamo a mangiare. Che si mangia stasera, Raffaele? La riganata, la riganata, cioè, la cozza riganata, wow, eccetto bench, vai. Va bene, va bene, va bene. Senti, io adesso vi voglio far divertire ascoltando la nostra sigla, che ormai, diciamo, si reputa una specie di tormentone, e questo tormentone io lo lancio a tutti quanti voi, invitandovi a condividere questa canzone. Si chiama Musica Ceras, ballata di Santa Nicole. È una ballata idealmente dedicata al nostro santo patrono San Nicola il Pellegrino. Questa ballata la voglio dedicare a tutti quanti coloro che hanno seguito la trasmissione di oggi, e non solo, voglio anche ringraziare mi è venuto un coccolone, voglio anche ringraziare le attività che io vi consiglio di andare a trovare, e sono: Rivoluzione di Cambi di Don Russo Salvatore. Le notizie le trovate su traninews.it dei Trani, quelle di Trani in diretta, gratis, non pagate niente. E poi Elettronica 2000, vi consiglio di andare a spendere comunque per acquistare componenti elettronici ed accessori in via Medeo 57 a Trani. Pizzeria Il Grottino, Panzerottificio e Mozzarella di Bufala, dolci tipici, Piazza Domenico Saro 17, Isabel in via Postumia al numero 2, sempre a Trani. Vi ricordo anche aperto per vendita di beni di prima accessibilità laggiù della stazione gastronomia di Andrea di Lernia in piazza 20 Settembre di fronte alla stazione, l'Usmile impresa di pulizie, che è sempre comunque a vostra disposizione nel nostro caro amico Domenico Ferreri. E poi, se volete un materasso consigliato da Idee da Sogno, corso Cile dei Gasperi 19 Trani e Permaplex, va bene? Rivoluzione dei Cambi, l'ho già ricordato, di Lorusso Salvatore, con soccorso stradale 24 ore su 24, via Medeo 93. Oh, e adesso grazie al barone, saluti barone Vittorio Cassinesi ha presentato la radio.
l'ha condotto con? Condotto Raffaele Moving. Hanno cantato. Aspetta, Barone, una cosa la vo. Hanno cantato Enzo Laberinto. Giro Narciso. Gianfranco Bighi. E Ninni. E da Corato Antonio. E l'ultimo. È sempre il primo. Da Milano. No, Antonio da Corato, Barone. Antonio, sì, grazie. Appunto la bracchetta, no. Voglio salutare Enzo Laberinta. Arretta, Laberinta, Laberinto. Chiedo scusa. Guardate da chi chiude. Da chi chiude la mano. Enzo Laberinto. Se già mangiamo, anche ce l'ha santa, insomma, bene. Dobbiamo salutare il nostro amico Francesco De Mango, Mario Riccardi. La parmigiana si mangia, Mario. Pure io la parmigiana. Poi abbiamo, ha detto Francesco che ci suona la chitarra. Suona, mi raccomando, Zisnella, cosa è tutta per me. Una cosa allegra, zi. Tarada zumba, 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 tarada zumba, zumba, zumba. Fateci largo che passiamo noi. E quelle cose là, la romana, la napoletana, bella allegra, mi raccomando. E poi salutiamo, vediamo un po' chi altro sta. Pietro Maenza, un saluto a Biceglie. Salutiamo gli amici di Biceglie. Pietro Maenza, saluta a Biceglie. Raffaele. Saluto tutto Biceglie. Forza Biceglie, pure a Biceglie. Andiamo anche a Biceglie. Poi salutiamo Pasqua. Detto che a Pasqua, quando uccidono l'agnello, esce anche la dentiera nuova. Se vuoi, te la puoi mettere. La bella dentiera, quando lei ti fa salutiamo anche, vediamo un po'. Patrizia, San Patrizio. Poi allora, Ilaria del Bari, come Rivelli, va bene. Baresi. Mimmo Nenna, Domenico Nenna, salutiamo Domenico Nenna, salutiamo Giuseppe Cibadomo, tutti gli amici di Via Cilea, chi altro? Veronica, Anna, Isa che stanno a Bari, chi altro dobbiamo salutare? Ma Piero Altamura, ciao Piero, poi chi altro dobbiamo salutare? Vediamo un po', se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, ma non volevo. Patti, salutiamo a Patti e tutti gli altri che si sono collegati oggi. Vabbè. Grazie per aver seguito, vi lascio alla sigletta Musica Choraz, ascoltatela, condividetela e noi ci risentiamo alla prossima. 1, 2, 3, ciao! Ciao! Festa, da San Nicola la festa, battere, pagare da terrone, utranese d'aspetto, ogni pondone. Festa, da San Nicola la festa, battere, pagare da terrone, utranese d'aspetto, ogni pondone. Come tutto l'anno aveva arrivato, che sta festa da nutte da aspettate, a pescio burto, ste muene, che tre deie, dalla sera alla mattina. Mattina, vindo di calchesse, rai dalla penna, la granchesse. La zia in Baggiuana alla finestra, le campane sono una festa. Vai con ritornello. Festa, di San Nicola la festa, battare in bagare del terrone, utranese d'aspetto, ogni pendone. Hai Enzo Laberinto. Un paese strano, da prezzo, arvenne d'ambando prezzo, bella gente, a fella questo, di luce e colore, facciamo festa.
Santo Nicola, vieni da mare, per allegrezza giornata amare. E ti canto sola tutta l'ora, e ti sono di cuore dalla controlla. Vai Raffaele! Festa, 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 di San Nicola la festa, basta rimangare del terrone, utranese d'aspetta, ogni pandona, ogni pandona, dalla Grecia fino a Trana, è una musica pure cussenna, fuga di Cristo, la feccia innamorata, di pazzia, da una portata e aggirata. Per le strade di Circander, creatura che racconterna della città di Cerasa, e ogni Cerasa, ogni Cerasa, ogni Cerasa, ogni Cerasa. Festa, 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 di San Nicola la festa, battere e mancare di terrone, utranese d'aspetta, ogni pannone. Musica di Gianfranco Vichi. Un paese di Trana, da Brezza, Arvanne, da Mandovezza, bella gente, a fella questo, di luce e colore, facciamo festa. Festa, 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 di San Nicola la festa, battere magari del terrone, utranese d'aspetta, ogni pandone. Che se è la nostra festa, si mangia, sa bella in weekend, per te onora, tu senti galandauma, il son cola e ne porto nome. Festa, 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 di San Nicola la festa, battere magari del terrone, utranese t'aspetta, ogni pandone. Festa, 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 di San Nicola la festa, battere magari del terrone, utranese t'aspetta, ogni pandone. Grazie a tutti per aver seguito. Vi aspettiamo sempre e comunque domani, stessa ora, stesso show, con tutti quanti e magari qualcuno in più. Ci farebbe piacere. Anzi, condividete questa diretta, così magari andate sul canale YouTube e andate anche, anche sul mio canale DJ Vittorio Cassinesi su Facebook. Grazie a tutti. Ringrazio Enzo Laberinto, Domenico Nenna, Gianfranco Bighi per aver ovviamente dato lustro a questa versione di Musica e Charas, ballata di Sandra Cole. Ciao a tutti!